Attenzione, si è concluso venerdì sera il talent più amato e mamma più mia. Seguito in Italia e anche quello con più contenuti, sì. Perché vengono fuori fior di artisti. Una serata emozionante. La vincitrice è Gaia, che è al telefono con noi e via Skype con noi, la potete anche vedere. Buongiorno Gaia. Ciao bella, complimenti, congratulazioni, brava, bella, belle, brava. Grazie, grazie mille. Come stai? Sono molto felice di essere in diretta qui con voi. Anche se distanti, è sempre bello. Tra l'altro, da noi hai fatto anche la DJ, insomma, la disc jockey, perché i ragazzi, gli amici. Ci abbiamo provato, è stato molto divertente. Siete divertiti? Sì, tantissimo, è stato emozionante. All'inizio eravamo anche un po' nervosi, perché tenere comunque un programma, un'oretta di programma, non è facile. Infatti, voi siete veramente fantastici in questo. Però è stata comunque una sfida molto carina da fare. Senti, a proposito di sfide, la tua era preannunciata, perché io ho parlato con mia figlia Allegra, 12enne, che è una fan di Amici, eccetera. Mi dice, vince Gaia, dico, come fai a sapere? Vince Gaia, ma già da tempo, insomma, sei arrivata con, come dire, già tante simpatie da parte del pubblico. Insomma, sì. Ne eri consapevole oppure comunque c'è stata tensione ed è arrivata inaspettata la vittoria? Ma sai, comunque noi là dentro eravamo in una bolla, quindi non avevamo la consapevolezza di come stesse andando, soprattutto in assenza del pubblico. Quindi da un certo punto di vista eravamo un po' tutti pieni di strizza, ecco. Ed è stata una bella sorpresa. Ma scusa, a proposito di questo, Gaia, senza pubblico, che invece voi lì ad Amici avete un pubblico super recettivo, forte, com'è stata? Era strano? Per voi. Era molto strano perché comunque l'energia del pubblico non si può riprodurre, quindi all'inizio è stata difficile, però quello che sta succedendo è veramente tanto più grande di noi, quindi abbiamo cercato di trovare in noi stessi un po' l'energia da mandare a casa è stato comunque un percorso bellissimo nonostante questa brutta situazione. Vorrei fare i miei sinceri complimenti alla signora De Filippi, perché nonostante l'assenza del pubblico, perché come dicevi tu è fondamentale, certo. Perché lì ci sono le falangi, chi fa per una squadra, è stata veramente in grado tutta l'organizzazione, insomma, è vero, di creare qualcosa di emozionante anche televisivamente, sì. Per cui veramente complimenti. Gaia, sentiamo la tua canzone che stiamo suonando noi da qualche giorno e che piace. Grazie mille, sono contentissima. Un po' di Brasil. Un po' di Brasil. La tua mamma è brasiliana, tu sei brasiliana da parte di mamma o di papà? Mamma brasiliana, papà italiano. Ok, vabbè. Brasiliana di dove? São Paulo. Come la regina do Sargasso, come la nostra. Poi ti chiameremo durante la settimana, ti faremo una brasilianata, dai. Ma come scrivono? Cavolo che gnocca, è una ragazzina, per favore. Beh, ma è bellissima, guarda, Gaia. La buca lo schermo. Grazie. Cosa vuoi rispondere? È così, Gaia, ti prendi e ti porti a casa questo che gnocca. La vincitrice di Amici, Gaia, la giovane, bella e brava Gaia. Tra l'altro noi siamo, come radio, siamo stati vicinissimi a questi ragazzi, vi abbiamo dato la possibilità anche di approcciare alla radio, hanno fatto dei programmi la domenica sera, seguitissimi, con migliaia divertentissimi. Di messaggi e tutto il resto. Cosa succede adesso della tua giovane vita, Gaia? Ma adesso diciamo che rispettiamo questa quarantena, io continuerò a scrivere in casa, a cercare comunque di comunicare tramite quello che abbiamo, quindi i telefoni, un po' come adesso, no? Cercare di sentire le persone fuori tramite magari social, cercare un contatto in questo senso. Sono passata da una casetta all'altra, però va bene. Però la cosa che penso sia anche diversa per te è che prima eri in una casa con comunque coetanee, persone, un'energia che ti portava, no, alla serata finale, all'obiettivo. Adesso ti ritrovi invece a casa tua, quindi completamente un altro mondo. Sì, è proprio un altro contesto, anche perché comunque è stato tutto tanto veloce, noi eravamo comunque rinchiusi in una bolla, non ci rendevamo spesso conto della situazione, cercavamo sempre di guardare il telegiornale, di aggiornarci, però sicuramente siamo stati molto tutelati dal programma, e questo, certo, ci ha dato la possibilità poi di
di fare qualcosa di bello, cercare di portare un po' di serenità o un momento di svago. Adesso diciamo che la situazione è quella che è, però cerchiamo di pensare positivo. Certo, e auguriamoci sempre anche di vederci dal vivo. Noi ti aspettiamo in radio prestissimo, Gaia, qui a Milano. Va sarebbe bene? Fantastico. Grazie a te, tanti, tanti auguri di buone festività pasquali a te e a tutta la tua famiglia, e complimenti ancora. Grazie mille a voi per le tue capacità professionali. Brava Gaia! Ciao, bella, brava! Ciao.